Ma è ora. Oh! Ma è fuori dal Veneto! Boost! Portami su! Questo motore Shimano mi ha portato fino in cima, silenziosità in modalità trail molto buona, sempre una potenza forte, gli 85 Nm si fanno sentire. Aspetta il suo passo, ancora a sinistra, Carton, ruota. Amici di Endu Channel, benvenuti a Bardonecchia, siamo qui per questo weekend stupendo del Toc Tribe, istituito dal CEO di Toc, mio vecchio amico, piacere di vederti, Stefano Migliorini, come stai? Parlami di questa meravigliosa tre giorni. Intanto ciao, buonasera, un piacere rivedere Angelo. E una grande festa per noi, per i possessori di Toc, e quindi è un modo per riunire passione e tutto quello che comunque si aggira intorno alle ruote. Le ruote ovviamente assistite, quindi assistite. Per noi è importante unire. Scelta di Toc, l'intera gamma e-bike. Parlami un po' dei modelli e a chi li consiglieresti. Guarda, noi di fatto abbiamo iniziato la nostra produzione di biciclette con il modello MIG. Il modello MIG è la nostra all mountain, abbiamo due versioni, la MIG e la MIG R, quindi cambiano le configurazioni ma la geometria e l'allestimento, voglio dire la scelta tecnica di angoli e ruote mullet 27-29 è uguale per i due modelli, cambiano solo i componenti. Poi abbiamo la versione TK01 che è la nostra versione da enduro, quindi una bicicletta più cattiva, più di carattere per il rotto, che vuol dire rotto sia a salire che a scendere, quindi dove richiediamo un po' di uomo alfa, no, quello cattivo. Anche in questo caso abbiamo le ruote mullet 27 sì, posteriore e 29 anteriore. Molto bene, siete stati tra i primi a essere equipaggiati col sistema Shimano e adesso l'EP8. Parlami un po' di questo abbinamento col sodalizio giapponese. Il fatto che comunque Shimano, che è un'azienda che è leader nel mondo della bicicletta, abbia approcciato a questo mondo con una pedalata, una fluidità e una frequenza che è molto vicina al nostro sistema, e ha subito avvicinato noi. Dopodiché, quando siamo nati, ovviamente il motore aveva anche delle caratteristiche di fluidità, di frequenza di pedalata che si avvicinavano molto al nostro mondo, e quindi abbiamo deciso per Shimano. Poi è stato abbastanza naturale passare dalle 7000 all'8000 all'EP8, e quindi abbiamo sviluppato la bicicletta intorno a questo sistema che crediamo per la nostra tipologia di talker, di possessori, sia il sistema più azzeccato. E visto che siamo qui, avremo il piacere di andare a provare queste biciclette, non vediamo l'ora, Stefano, di andare a farci qualche raidata assieme anche con te. Speriamo, aspettatemi, perché io comunque sono vecchio, molto di vecchio, come dai capelli. E allora, in memoria dei vecchi tempi, con nuove tecnologie, andiamo. Why you so salty? I'll still think about it. 1000 metri da Bardonecchia a qui, li abbiamo fatti agevolmente salendo con questo Shimano EP8. Ho avuto modo di apprezzare le varie modalità, anche quella del boost quando mi serve potenza, le tre configurazioni che ci sono all'interno di una preconfigurazione tra le due disponibili, vale a dire la long distance e quella quando vogliamo essere un po' più, diciamo, dinamici, ma la batteria potrebbe durare meno. Abbiamo superato anche pendenze del 10-15% salendo agevolmente a 10 km orari, aiutati dalle geometrie di questa Toc TK1, molto generosa, pensata per la discesa, ma che se si riesce ad abbinare l'erogazione fluida dello Shimano in salita, comunque ci si può far letteralmente cullare verso la cima di questa montagna, dove speriamo metaforicamente di bucare le nuvole. Comunque le sensazioni che ho sentito sono quello che Shimano vuole richiamare, ovvero sì assistenza elettrica ma molto naturale, erogazione fluida della potenza che vada ad assecondare la pedalata, quindi non il motore sulla bici ma la planificazione delle sensazioni umane per portare le persone in vetta
quando magari non l'avrebbero mai fatto. Quindi noi abbiamo voglia di andare in vetta, ma poi una volta scesi ti fa voglia di risalire ancora. Portami su. Tendenze vicine al 20%, comunque dobbiamo metterci del nostro. Cella molto aperta davanti, Cocci ti ha agganciato la sella, il motore va, ci viene dietro. Conquistata la vetta, un'ora e mezza di percorrenza, ancora tre tacche di batteria. Fate un po' i conti, pensate che io peso in questo momento 90 kg, più il peso della bici, più uno zainetto bello pieno perché è in montagna. Bisogna portarsi via un po' di tutto. Questo motore Shimano mi ha portato fino in cima, silenziosità in modalità trail molto buona, se vogliamo essere delicati fa un po' più di rumore nella modalità, diciamo quella boost, che serve quando, come nel finale, ci sono delle pendenze molto impervie. Se hai la capacità, se hai la tecnica anche di salire con una bici del genere, enduro, quindi forcella davanti molto aperta, ti sbalzi in avanti compensando con il petto, riesci comunque a dialogare col motore. Motore brusco in modalità boost, ma non brusco come quello magari dei competitor, quindi sempre una potenza forte, gli 85 Newton metri si fanno sentire. Se poi siete allenati potete un po' alla volta utilizzare anche la modalità eco. Per fare un riassunto delle sensazioni, diciamo che in un'ora e mezza, quando la strada spianava, ho utilizzato la modalità eco. Il 70% su un'ora e mezza di questa scalata l'ho utilizzato in modalità trail, e poi quando vuoi della potenza, vuoi farti cullare, hai il tasto magico boost e riesci ad andare oltre. Ovviamente non è che la bici va su da sola, ci vuole un po' di tecnica, e una volta che capisci questo motore, comunque è molto molto soave nell'erogazione della potenza. Ma ora è arrivato il momento che più mi piace. Vedo giù la discesa, là in fondo colli che una volta scalavo in salita li ho esorcizzati, e adesso giù in discesa potremmo apprezzare la bici, ma potremmo ancora una volta verificare se questa sensazione è reale, ovvero che il motore stacca completamente per avere una pedalata del tutto naturale, per cui nessun meccanismo che subentra, nessuna elettronica che subentra, completamente uomo, bici e natura all'unisono, che creano un corpo unico in una discesa veloce. Via! Morbido, ancora giù, vado, lascio andare, qui potrei andare dritto per dritto, ci vado, e mi tiene la bici, incredibile come tiene, ancora giù, il limite è solo nell'uomo che la guida. Se riesce comunque a far fatica, per tutti quelli che pensano che lì vai, che sia oh no, non voglio far fatica, in realtà riesci a avere delle soddisfazioni perché ti rimette in gioco. Quando sei lì che magari con una muscolare molleresti, questa, no dai, gioca ancora, e giù, destra e sinistra. La cosa interessante è che ti dimentichi totalmente di avere il motore in discesa e sei in quel momento su una bici d'enduro. Però poi cosa succede? Quando arriva quel dentino che dice oh no, la discesa è finita, arriva lei, e io ho un po' esagerato perché l'ho lasciata in boost anche in discesa. Se enduro deve essere, adrenalina deve essere, la lascio in boost quando mi serve, dentino e via, e poi adrenalina pure. Molto agile per essere un e-bike. La droppiamo e giù, lascia, su.
Ho messo trail, ti dà quel colpetto fuori dalle curve giusto, che non ti fa scappare il pedale, perché a volte quando usi il boost poi ti scappa il pedale, ti trovi, se soprattutto hai sinistra, destra, inserimento, la butto giù, se hai il boost che ti dà il colpetto e non lo sai dosare, ti sposta fuori la gamba e non sei pronto per fare quella dopo. Non è un mezzo per tutti, TK1, è un mezzo per gente che sa andare, è un ottimo allestimento perché basta usare gli indici, così come si insegna anche ai corsi di mountain bike. Manubrio largo, bello presente, ci vogliono braccia, ci vuole prestanza fisica. Quando hai un mezzo del genere riesce comunque l'XT a tenere tutto questo, non è che soffre la velocità o il peso che tu hai. Arrivi, entri, dai la sfioratina al freno, riassetti e vai, sfioratina, riassetti e vai. Nessun fenomeno di fading, nessun fenomeno di pastiglia a contatto che si scalda, perché basta accarezzare, colpettino, imposti la curva e vai, colpettino, imposti la curva e vai. Quindi non soffre la veemenza del gesto che puoi arrivare ad avere con un mezzo del genere. Stefano, abbiamo qua questi due gioielli top di gamma, TK1R e MIG-R. Questa bicicletta ha 170 di escursione, quindi una bicicletta enduro con un carattere enduristico, quindi un po' cattivo. L'altra è una Normanta con 140-150 di escursione, quindi con degli angoli un pochino più lessati e una bicicletta un pochino più leggera. Quindi diciamo che l'uso è estremo, un pochino meno estremo. Certo, te lo confermo, quello che ho provato, difatti sono partito da questa per poi arrivare a questa. Diciamo che la MIG-R subito ci fai amicizia, è una bici maneggevole, veloce, nel misto, riesci a buttarla dentro, capisci subito che se hai il coraggio nel misto ti segue ed è adatta anche a chi magari non è un drago in bici. Questo mostro, perché di mostro si tratta, dobbiamo dirlo, non è per tutti, è per chi ha una prestanza fisica in grado di sfidare le prestazioni delle TK1R, perché all'inizio è un po' scorbutica se non la conosci, in senso buono, come piace a noi. Beh, qui a un certo punto t'arrabbi perché capisci che il limite non è più della bici, ma il limite diventa umano, basta solo avere coraggio, perché lei ti porta a qualsiasi velocità. Grazie Stefano della bellissima esperienza. Grazie, grazie a te per avermi insegnato diverse cose sulle biciclette e quant'altro, quindi direi bene, dai. Molto bene, non lo sai neanche ora, ma grazie anche che mi lasci questa bici che mi porto a casa per provarla ancora meglio. Molto bene. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao. Perché rifare? Eh? Perché rifare? Perché se l'hai fatta te io non ce la faccio. Siamo degli inguaribili bambini. Ecco che con l'elettrico la sfida non è più solo in discesa, dove forcelle, ammortizzatore, offset e tante cose la fanno da padrone, ma diventa un dialogare con il motore. Shimano EP8 ha fatto questa opera. Fin da subito Shimano si è prefissa l'obiettivo di andare a lavorare affinché il motore, l'assistenza, fosse un qualcosa di molto simile a quella che è la pedalata umana. In questa nuova versione il feeling diventa ancora più fluido. Ecco perché qui scherzosamente abbiamo fatto una sfida con chi in questo momento sta riprendendo questo video e nelle prime battute riusciva a passare in un punto dove io non riuscivo a passare, perché gestivo il motore in maniera vecchia, ovvero sono arrivato sotto nel pezzo tecnico, molto difficile, impervio, e ho dato gamba. Cosa succede? Se sei in modalità boost, il boost con il rapporto molto agile dietro dà un picco di potenza che, seppur molto ben parzializzato nel motore Shimano rispetto ad altri motori, comunque ti dà un certo impulso. Questo certo impulso, se non è coordinato dalla tua conoscenza del motore, fa sì che la ruota slitti
Ed ecco che interviene a maggior ragione un miglior acume tecnico-tattico del rider, del biker che deve essere sopra e capire il motore. Cosa abbiamo fatto in questo frangente? Innestare un rapporto più duro e parzializzare la modalità boost, sfruttare in maniera più omogenea gli 85 Nm di cui è capace questo motore ed è riuscito con tecnica a passare questo punto difficile che io inizialmente non passavo. Avere il motore elettrico sulla bici non è solo vedo un pezzo duro, schiaccio boost e vado, ma è un dialogare con quella che è la curva di erogazione di forza, di potenza del motore e capire anche lì che si possono interpretare più linee e aumentare il proprio bagaglio tecnico. Ebbene, ci sono vari setup. C'è l'applicazione che può permettere di fare molti setup in base al vostro stile di guida. Due sono le impostazioni: si può mettere modalità long ride qui nel setup o modalità quella più aggressiva, ovviamente più potenza ma meno durata. Come si comporta in abbinata a questa TOC il motore Shimano EP8? Ebbene, ho voluto usarla qui a casa, come si dice, una parola che va di moda adesso, in maniera ignorante, quindi molto cattivi. Strappi duri, qui colli iberici sono molto impervi, cattivi, duri, esigenti, quindi richiede picchi di potenza, senza remissione, modalità boost, sempre accesa e avanti, e avanti, avanti, boost, giù, boost, 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 boost tutto il giorno, benissimo, in questa maniera senza curarmi, facendo finta di avere infinita batteria, 4 ore, 1340 metri di dislivello, e comunque una tacca di batteria. Io direi che si sono stancate molto prima le mie gambe, le mie braccia e il mio fisico che non la batteria. Ragazzi, se voi volete far più di così siete Superman. A me 4 ore di enduro bastano perché ho simulato tutte le nostre prove speciali che hanno i biker della zona qui, le ho fatte tutte in una giornata, cosa che normalmente non si fa. Bene, ho fatto tutto con una batteria, più riprova di così. E come ogni test che si rispetti, parliamo dei pro e dei contro. Cosa mi è piaciuto di questo Shimano EP8? Innanzitutto la sobrietà, la pulizia, tipica giapponese, coerente in ogni aspetto. Quindi un mini display, quello che serve, un sacco di regolazioni in base allo stile di guida. La fluidità dell'erogazione della potenza che ti fa capire che non è solo un discorso schiaccio e vado, ma devi dialogare, imparare a capire il motore che diventa l'aiutante della tua gamba. Comandi facili, anche con il guanto, abbiamo preso un po' d'acqua, avevamo il guanto un po' più pesante, il guanto fino, molto facile passare da walk, eco, trail e boost con un tocco. E proprio anche la durata della batteria mantiene le promesse, diciamo, che sono scritte. Cosa non mi piace? Difficile dirlo. Se siete quelle persone che utilizzano il motore elettrico per avere il famoso calcio nel culo, ecco, questo non c'è qui, ma volutamente per i tecnici, perché vuole essere molto user friendly, molto simile a quella che è la fisiologia umana come la spinta. Qui l'on off è stato tolto del tutto, non è innesto il motore e sento boom, qua non c'è. Altri motori ti danno una sensazione di essere più mascolini, più cattivi, più bruschi, con i pro e i contro che ne conseguono. Quindi a livello di potenza assoluta probabilmente c'è qualcosa nel mercato che ancora ce l'ha quella sensazione di boom. È stato un bel test, un test con i contro attributi, perché finalmente siamo riusciti ad assaggiare, a sentire tutti i terreni, dall'alta montagna alla media montagna, alla collina, alla pianura, a un paesaggio marcatamente bucolico. Bene, ci siamo fatti una panoramica completa di come lavora l'insieme cambio motore e-bike, in questo caso enduro e-bike. Siamo veramente felici e speriamo di avervi fatto vivere e sentire, capire qualcosa di più in quello che sono le sensazioni reali della prova di una bici. Anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, attivate la campanella, condividete e ci vediamo sempre qui su Endu Channel. Ciao! Ah, dimenticavo, siamo una community, per cui fateci delle domande e sarà nostro piacere rispondervi al più presto. Via!